Io non ho paura di nessuno. B. Comunque dichiarmi A, di posso aver paura, soprattutto se hanno delle relazioni che lo affossano, giusto? Io ho collaborato, ho chiamato dentro i capi di San Basilio, quindi non ragazzini. Però qui si parla di altre storie. Benissimo, quindi siamo su un livello diverso, giusto? Che se volevano già mi saranno fatto. Non hanno voluto perché comunque non in questa fase non gli è interessato. Dopo che però ho confermato tutte queste cose qui, io durerò una settimana fuori, forse 10-15 giorni. Adesso arriva un'altra botta data da me. E io dopo questa botta da me, che magari è l'ultimo che io dovrò attaccare il Carminati, che fino adesso rubetta, io che faccio? Poi torno sulla cassa e giro un giorno. Dura una settimana. E ma lei ha subito delle minacce da parte direttamente o indirettamente in questo periodo? Capitano, no. Ma non sempre. Io so di chi stiamo parlando. Probabilmente la vedrei. So di cosa stiamo parlando. Allora, il mio profilo basso fino adesso mi ha garantito di stare in vita a Roma. Adesso, dopo questa cosa, non sono più garantito nulla. Quindi, e dico, io adesso, poi mi riportate qui, io martedì mattina torno sulla cassa, porto il mio spazio, vado a dormire dove sono messo un poveraccio sul divano di uno, una volta in cantina, una volta così, non c'è più mai. E questo è un giro. Durerò 2 settimane, se vuole vi dico il tempo. E allora capisce che io mi voglio divertire. E mi divertirò. Mi parlava da lei, ma no, ormai la vita mia è finita comunque. Stai scherzando? No, che stiamo scherzando, no? E adesso vieni al processo. Poi da lì probabilmente ci sarà la trasmissione alla procura, reticenza, testimonianza, falsa. Mi divertirò a dire che tutto quello che ho detto mi è stato detto di dire. Dopo queste testimonianze dove vado secondo lei? A trovare la mia compagna? Con il rischio che mi seguono e mi saranno meno la mia compagna ragazzina. La mia vita è finita. Lei sente che c'è questo rischio? Eh? Lei sente che c'è questo rischio? Capitano, se mi fa queste domande mi scusi, se mi fa queste domande inizio a dubitare della sua competenza e che professionalità. Ma che vuol dire? Stiamo a parlare di Carminati. Sente che c'è questo rischio? Perché da un anno e mezzo non lo sento. Se parliamo tra persone intelligenti, se mi fa questa domanda mi scusi, sente che c'è questo rischio?